E pensare che tu scrivi nel libro che quel giorno non ti sentivi nemmeno tanto bene e poi dici a Brescia sono la sola a superare 1,93, poi salto 1,98, record italiano, avanti allora e al primo tentativo salto 2,01, alzo le braccia, quasi non ci credo, corro a piangere tra le braccia di Erminio, allenatore, compagno, poi marito. E, perché poi io immagino, no? Tu ti alleni, lavori e poi tutto si gioca in un istante. Mm-hmm. Eh sì, è terribile. E non bisogna sbagliare. Infatti, no, ho sempre, mi sono detto, guarda, ci sono atleti che possono, se non va bene una gara, per esempio, il velocista non fa solo i 100 metri, fa anche i 200 metri alla staffetta. Alla staffetta, quindi ha tre possibilità, evento dovesse sbagliarne una. Tu invece no, capito? Non devi sbagliare, però era anche il bello quello, cioè questo rischio in più che c'era. Forse sono sempre stata amante del rischio, che ne so. Addirittura? Ma, la cosa più rischiosa che hai fatto nella tua vita? Ah beh, anche decidere di fare atletica in quegli anni in un modo serio è stato rischioso, perché è stata una decisione, non era normale in quegli anni per una ragazza, e ho fatto la mia valigia e sono andata in un centro di preparazione a Formia, quindi a 700 chilometri, è stata una scelta. Per fortuna sono venuti i risultati, se no cosa potevo fare? Sara, peraltro abbiamo detto che appunto si è anche rimessa in gioco una veste anche molto scherzosa con dei look molto divertenti. Ti abbiamo vista al Signore degli Anelli e qui ti vediamo ballare con Yuri Chechi e poi con Elisa Di Francesca e scopriamo poi anche qualche cosa in più. Beh, insomma, ballare è una parola grossa. Vabbè, va a ballare, ballare. Tu dici, ballo pure io, figurati. Vai. Molto meglio. Sara, questo è il momento. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the chapel bell. C'est la laisse, the old folks did all the shows you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room and a robot basement. Comune così. Ti abbiamo messo in buone mani, eh? E come no? Mai potevamo fare il bel fare. Adesso mi giro un po' la capa. No. C'è lo mio marito. No, ma bello come vedere te. Che si destreggia. Che poi, peraltro, sa, c'era una volta davvero una bambina che voleva fare la ballerina. Fino a quando alle elementari ti è arrivato il piede, c'aveva 41 di piede alle elementari e quindi come scrivi nel libro. E insomma, perché allora, dovete capire che la TV aveva pochi anni e cosa facevano? Vedevo le gemelle Kessler che ballavano così e tu rimanevi affascinato davanti a questi programmi e quindi io mi divertivo a imitarle, a fare così, se non che andando a scuola. Nella scuola elementare c'era una scuola di un centro artistico dove facevi anche danza e subito ho capito, pittura. Ma e danza. Danza classica o danza? C'era danza classica un in quegli anni. 41 dentro lì. La scarpetta sulle punte un po' no, di infatti. Va bene, dai, è andata meglio così, abbiamo avuto tante belle vittorie. Infatti. Perciò delusione quando hanno cominciato a scartarmi per la statura. Io onestamente ho rivisto quella bambina prima durante le prove, mentre noi provavamo. La signora è entrata,
cioè guardava da lontano, poi si è avvicinata man mano e alla fine l'abbiamo risucchiata, abbiamo capito che voleva anche lei. E oltre a cercare insomma la via della danza, ascoltavi i due i tuoi cantanti che più amavi, Mina Battisti, li vediamo in questa clip. Sì. E ricoprir di terra una piantina verde, sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. È dentro me, ma nella mente tua non c'è. Che duetto. Ma adesso nella prossima vita possiamo pure provare a cantare o no? Quello... Ah, sì, certo. Forse avrei dovuto allenare le corde vocali, ma no. Mi dà l'impressione, Sara, che qualunque cosa avresti fatto l'avresti fatta bene, ma per fortuna hai fatto quello che dovevi fare. Beh, perché appunto ci hai dato tante gioie. Dici anche all'inizio del libro che la parola salto ti piace molto. Sì, mi piace perché... Vabbè, intanto saltare penso che sia un qualcosa che un po' tutti, no, vorrebbero fare e cimentarsi in questo. E poi io sarà anche che ho sognato spesso di essere come una rondine e planare, e mi ricordo che non mi sarei mai più svegliata perché era bellissima come sensazione, un po' come essere su un aliante, capito? E sentire solo l'aria che... Bellissimo. E, un po', e quindi a tuo modo hai anche volato, perché quello sì, hai saputo diciamo fare. Che un po' una sensazione di questo ce l'hai quando sei in forma, capito? Come quando ho fatto il record del mondo. Allora ti senti fisicamente che ti muovi in un certo modo, che quasi con i piedi non tocchi per terra, quindi però... Di Olimpiade ne hai fatte 4. Sì. Nella prima arrivi sesta, ma eri una ragazzina. Sì, 19 anni. 19 anni. Poi, e poi arrivi, poi nell'ordine, un argento a Montreal, un oro a Mosca dell'80 e l'argento a Los Angeles nell'84, l'attuale padre di Mancinelli. Lo vogliamo rivedere, che lui adesso sta a Los Angeles. Lo vogliamo rivedere, l'oro alle Olimpiadi? Guardiamolo. Va bene. Me lo ricordo. Sara Simone è il primatista del mondo con 2.01, ottenuto 2 volte a Brescia nell'agosto del 78 e poi ai campionati europei di Praga. Oh, primo errore di Sara Simeoni. Bene, bravissima, brava! Medaglia d'oro, Sara Simeoni. Sara Simeoni non sa trattenere la gioia, giustamente, da ragazza fredda e controllata come in questo momento, ha centrato il suo grande bersaglio ed ora va ad abbracciare la sua rivale. Yeah. 1980, se quando chiudi gli occhi e dici appunto Mosca, Mosca, oro alle Olimpiadi, qual è la prima cosa, la prima sensazione che ti torna in mente? La paura che ho avuto prima della gara, per la prima volta, ho avuto un attacco di panico oggi, si dice, però in quegli anni lì non si sapeva che c'era l'attacco di panico, perciò me lo sono fatto passare, capito, da sotto. Ma descrivimi la sensazione, cioè non riusci... Allora, voglia di piangere, gambe che tremano, cuore che batte fortissimo, ma forte da sembrare un tamburo, e non sapere perché sei lì, che cosa devi fare, è stato tremendo.
Ma perché secondo te? Perché eri quella su cui tutti puntavano, perché eri già la più brava, per cui avevi fatto la responsabilità, sì, che dovevi fare, dovevi portare. Ero la favorita, avevo fatto il record del mondo e la prima a volere la medaglia d'oro, non le altre, ero io. Certo. Perché mi dicevo, se sono la più forte è inutile che ce la raccontiamo. Quella qualunque risultato lì è sotto mia. L'oro, no, sarebbe stata, sì, una sconfitta paradossalmente. Per me sì. E non avevo mai fatto pensieri di questo tipo, capito? Era la prima volta. E poi ti accorgevi, anche quando sono arrivata a Mosca, che ti guardavano con un modo diverso dal solito, come e perché quando voleva prendere le misure. E certo, cioè, vediamo questa signora cosa combina. E quando poi dopo, appunto, cosa hai fatto? Ti tremano le gambe, ti senti male? Quanto tempo prima è successo e poi come sei riuscito, no, a superarlo? Quando stavamo facendo, siamo entrati nello stadio proprio per la finale, quindi ho fatto il primo salto di prova sbagliando a misurare la rincorsa, quindi capito, è stata tragedia totale. A quel punto lì non sapevo cosa fare, mi sono sdraiata per terra e ho sentito un urlo nella folla dalla curva, era il mio allenatore, oggi marito, che insomma non posso dire che cosa mi ha detto, però diciamo che ha avuto delle parole che mi hanno fatta tornare in me. No, ma sì, che genere sono le parole esatte? No, però che genere di... Ma che cosa fai? Ma vedi un po' che... Quindi ti ha strigliato in qualche modo? Sì, sì, mi ha strigliato. E nella prima, e quando la prima volta hai sbagliato, cosa ti ha permesso di, la seconda volta invece di andare bene? Abbiamo visto i due salti. No, beh, no? Poi dopo avevo fiducia perché sapevo di poter fare certe cose e non volevo che fosse proprio l'atleta polacca che avevo battuto. Quando ho fatto il record del mondo, ho battuto lei, capito? Quindi dico, ma proprio devi saltare oggi? Giusto. Lezioni di salto agli italiani, le ha impartite la nostra Selene Orsella. Vediamo cosa ha combinato. Sara Simeoni è un simbolo dell'atletica italiana. Era bravissima. E chissà quanti come lei volevano diventare campioni di salto in alto. Magari. Oggi daremo loro una possibilità. Quanto salto in alto? Che ne so, quanto in alto sa saltare? Io non ci ho mai provato, non ho presa mai la misura. Proviamo, dai. No, ma che scherzi? Lasciamo per dei provi, se casco un marzo più. Va bene. Vediamo. Un po' di più. Questa cosa le dice questa? Che mi deve dire, scopa. Faccio per terra, che faccio con la scopa? Facciamo il salto in alto, la nostra asta. Mi raccomando, un piede. Non vuole provare? No, no. Abbiamo anche l'asticella. La Befana so fa strega con la scopa. Se la sente di fare per noi un salto in alto? Sì. Veramente? Sì. Mi scusi, posso chiederle una mano? Ci mettiamo qua nel corridoio così prende la rincorsa. Bravissima! Non era esattamente il salto in alto, però comunque ci è piaciuto. Non ci provo neanche, per carità. Dovessi rompere qualche cosa, proprio. Salto, i pasti salto io. Mi sembra molto atletica stamattina. Hop. Questo è il salto proprio in basso, bassissimo però. Lei mi aiuta con l'asta. Qua. Però poco, tutta poco. La spesa. Sara, ti chiediamo scusa, ma qui nessuno salta in alto come te. Perdono, Sara. Adesso sono così anch'io, non è che... Ma non ci credo. No, no. Serena, vedi la differenza, no, che c'è tra noi e Sara? Cioè, lei può ballare, cantare, prova a fare tutto, lo fa anche bene. Voglio vedere noi a provare a saltare con l'asta da salto in alto. Ma insomma. No, sì, lo puoi ancora fare. No, no. Ci come mancherebbe no? Altro. No, no, per carità. Ma poi mi spieghi questa cosa tecnica, perché praticamente tu hai attraversato la fase nella quale si saltava diversamente e poi nasce il salto di schiena, lo vediamo, erano le Olimpiadi, lo vediamo nel tappeto, 68. Le Olimpiadi del 68, peraltro passate alla storia per il pugno, quindi per il pugno chiuso di Tommy Smith, ecco. E tu scrivi anche nel libro che ti sei riempita di lividi all'inizio.
Eh sì, perché non, intanto ecco, le attrezzature non erano quelle di oggi, perché il materassone neanche c'era. E quindi dove atterravi? Hanno cominciato con dei sacconi fatti con delle reti pieni di ritagli di gomma piuma. Il problema era che la gomma piuma, quando tu ricadevi, si separava e tu cadevi sulla sabbia. Quindi, capito, era come cadere su una cosa molto rigida. Diciamo che l'evoluzione del saccone di salto in alto è stata un po' lunga. Però ci siamo fatte le ossa. Non come ti sei scoraggiata, diciamo tecnicamente ci siamo fatte le ossa. No, è che certi errori però te li porti dietro, capito? Certo. Come certi errori, in che senso? Ma perché io per esempio avevo l'abitudine di allungare il braccio verso l'asticella, allora tutti mi dicevano ecco questo è un errore, devi cambiare così, e in allenamento io provavo a tenere il braccio come faceva Dick Fosbury, però fino a 80-85 non avevo problemi. Poi se volevo saltare di più dico devo fare come voglio io e quindi il braccio mandava. In realtà era se tu allunghi il braccio e ti aiuta ad alzare il baricentro, basta che non affondi verso l'asticella, ma che scusate, tu sali verso la verticale. Scusate, ma parliamoci tutti, com'è che dovremmo fare tutti sì, così? Sì, ti dà la linea, no? Basta andare in su.